L'ha detto Fontana, quindi mi attacco, mi aggancio, avrei parlato d'altro, però oggettivamente facciamo una fotografia della situazione, una fotografia neutra, poi ognuno. Le Olimpiadi c'è stato un grosso dibattito nel 2018, la scelta del governo di allora fu quello di lanciare veramente questa gara molto sfidante per il paese, molto semplicemente perché Milano aveva diciamo, ottenuto con il lavoro di Letizia Moratti e di altri l'ottenimento del risultato portando a casa Expo 2015. Quindi Milano, la Lombardia, il territorio nazionale ha una spinta verso l'alto oggettiva e nel corso, senza responsabilità di nessuno, normale, poi purtroppo sappiamo cosa è avvenuto, ma era imponderabile. Nel corso normale della storia ci sono altre Olimpiadi, altri eventi internazionali che possono lanciare qualche altra città in giro per il mondo legittimamente su vette così alte. E allora avevamo iniziato a pensare come facciamo, questo è il 2018, a rilanciare ancora i territori nazionali, un territorio. Io sono milanese, quindi chiaramente ho cercato di portare a casa un risultato. E appunto ci fu quella decisione insieme al governo, con un governo che, come Attilio ricordava adesso, fuori microfono, che non è che era proprio coeso, anzi, parte del governo voleva fortemente le Olimpiadi, parte del governo non le voleva, tanto che ci fu appunto questa logica delle Olimpiadi a costo zero e la nascita quindi della fondazione guidata da Novara. 2019 si vince. Tutti orgogliosi, mi ricordo la foto con i salti di gioia. Poi però, per quanto riguarda almeno il tema della società, diciamo che c'è stato qualche dimenticanza. Arriva il governo Draghi e in 8 mesi, perché ho segnato anche le date, in 8 mesi, visto che non erano state fatte precedentemente, riusciamo nel giugno 21, quindi quest'anno, abbiamo designato i componenti della Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale. Luglio 21 istituita presso il nostro Ministero la cabina di regia sugli interventi infrastrutturali, che prima non c'era. Nell'agosto 21 il Presidente Draghi con il DPCM ha costituito la società e, come dicevamo prima, il 22 novembre sarà una data che noi dobbiamo festeggiare, viene costituita in maniera formale la società delle Olimpiadi, che è quella, ricordiamolo, perché la fondazione ha un compito, la società ne ha un altro totalmente diverso, che è la realizzazione delle opere legate alle infrastrutture, opere infrastrutturali non solo oggi, visto che la società pare funzioni, la scelta del governo è stata quella di dare alla società di Sant'Andrea anche il compito di alcune delle opere sportive. Quindi questa è la fotografia. Oggi abbiamo fatto anche qualcosa in più. Quel qualcosa in più, visto che ne abbiamo avuto l'occasione, è stata parificare e dare onore alle opere olimpiche, infrastrutturali e non solo, di pari livello al PNRR, quindi una sostanziale corsia preferenziale per le opere olimpiche, perché ci sono. Non parlo di ritardi, attenzione, non sto dicendo ci sono ritardi, ma oggettivamente ci sono delle criticità che devono essere affrontate. E quindi queste criticità possono essere affrontate grazie anche oggi a questa legge che ho fortemente voluto, che appunto parifica le opere olimpiche a quelle del PNRR. Quindi diciamo, cerchiamo di semplificare il lavoro all'attuale amministratore delegato Sant'Andrea, prossimo commissario per le opere. In più, nella manovra di bilancio ci sono 320, 324 esattamente, milioni per quanto riguarda le opere infrastrutturali, oltre a quelle già previste dai primi decreti, e in fase di valutazione del Senato, in questo caso, ci sono degli ulteriori emendamenti che aumentano questa quota, sempre più sul tema infrastrutture che quindi dovranno essere moderne, sicure, che miglioreranno. Oggi parliamo di Olimpiadi, perché logicamente questo è il tema, ma domani miglioreranno la qualità della vita di tutti noi, perché raggiungere il luogo A e il luogo B con 20 minuti d'anticipo rispetto ad oggi significa migliorare la nostra qualità di vita. Avremo 20 minuti in più da spendere le nostre passioni, con la nostra famiglia, con qualunque cosa, avremo la possibilità di
avere delle infrastrutture moderne, più sicure, più efficienti. Questo è il risultato che la legacy, che le Olimpiadi lascerà, oltre chiaramente alla logica per la quale siamo partiti nel 2018, e cioè rilanciare nuovamente alcuni territori nazionali, esattamente come è successo nel 2015, dando un'opportunità ulteriore di visibilità internazionale, che adesso Giovanni sicuramente confermerà, perché lui ha il polso di quanto dal punto di vista del semplice marketing, oltre che dai risultati sportivi che sono il suo core business, però stanno portando le tante medaglie di cui i nostri ragazzi, ci hanno letteralmente riempito in questi mesi. Quindi non c'è solo un dato, che è dato oggettivo, ho parlato di numeri, di soldi, di denaro, di investimenti, ma c'è una legacy che è fisica dal punto di vista di infrastrutture e di immagine per quanto riguarda tutto il resto. Bene.